canale di Cannaregio, concepite in anni recenti per esorcizzare la paura che in una Venezia sempre meno popolata finiscano per rimanere solo topi e turisti. Ora che anche il controcarnevale dei veneziani è entrato nel programma ufficiale, è diventata il simbolo della resistenza irriducibile degli abitanti. Più di 100 barche in Canal Grande, 800 in maschera con allegria hanno scortato la dogaressa del regno sotterraneo. Ci mettono l'anima le società remiere per dire che sì, Venezia è ancora una città, non un fondale solamente, e vuole vivere cercando un equilibrio sempre più complicato tra sostenibilità e affari, carnevale compreso, 40 anni dopo la rinascita del 79. È il lato oscuro della luna. Questa edizione è ispirata al 50° dello sbarco, 1969. Allora il carnevale veneziano non è estinto. No, non è estinto, anzi basta vedere cosa ci circonda qui, è una cosa fantastica. Il sangue veneziano è dell'allegoria, dell'allegria, della gente che vuol vivere. Tra poco l'appuntamento con Lucia Annunziata.